Baklava, hai presente il baklava? Ok, sono strati di pasta, acqua e farina come il pastello della pasta sfoglia, che si può arricchire ovviamente in mille modi, uova, panna, vermo, ok, inframmezzati dal grasso, ok? Inframmezzati dal grasso. Allora, normalmente si mette il burro, ok, nella pasta sfoglia, potete anche mettere dello strutto, ok? È sempre un grasso solido a temperatura ambiente che può essere sfogliato. La pasta fritta la conoscete tutti quanti, va lavorata velocemente altrimenti si secca, quindi prima di aprirla, stenderla, ci prepariamo la nostra materia grassa, ok? Questo è il burro, l'abbiamo fatto sciogliere un pochino in modo tale che abbia la consistenza di una pomata. Non lo facciamo sciogliere del tutto, altrimenti la fase acquosa e la fase grassa si separano e non ci dà l'effetto che vogliamo. Allora, noi in questo caso la schiacceremo fra due teglie in modo che rimanga bassa e compatta. Se la vogliamo far crescere leggermente, farla un po' più aperta, non la schiacciamo, proveremo anche questo, e l'acqua contenuta nel grasso, in questo caso il burro, si trasformerà in vapore e creerà quegli strati vuoti all'interno della sfoglia, ok? Burro pomata, la consistenza è per la fortuna che non è. Microonde, 30 secondi, massima potenza, tiriamo fuori, giusta, pronta. Oh, la lasciamo fuori, come ho detto prima. Temperatura ambiente. Oh. Aromatizziamo il burro in questo caso, vaniglia. Ok? Questa è una barbon. Vaniglia, fatela girare perché non la. Adesso la conoscono tutti ormai perché la Masterchef, la Ramsi, la vaniglia ormai se ce l'ha a casa, non c'è nessuno. Allora, si appiattisce, ok? Si incide, sagittalmente così, e si apre con il dorso. Questa è la parte che ci interessa a noi, ok? Questa non si butta mai, mai. Questa qui è ancora piena di aroma, ok? Ancora sa di vaniglia. Per cui noi che ci facciamo con quello? La crema pasticcera? Una soluzione idroalcolica, la mettiamo nella vodka, la lasciamo lì 6 mesi e abbiamo uno sciroppo di vaniglia. Ok, un cucchiaio. La forchetta. Estratto idroalcolico di vaniglia. Sì, 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 un goccino. Questo lo potete aromatizzare come volete, la potete fare sia dolce che salata. La sfoglia come preparazione è neutra, non ha una connotazione piccatamente dolce o salata, anche perché nel pastello, nella sfoglia, non c'è zucchero, c'è un po' di sale, è neutra, come la crepe. Sopra ci potete mettere quello che volete, la potete fare come volete, ci potete mettere dentro il curry del masala, il ginepro, salvia, ci potete mettere questi, i germogli. Mille tipi di sale, ok? Questo qui è un burro alla vaniglia, ok? Se lo fate a casa, una bacca di vaniglia per 200 grammi di burro ve lo potete pure permettere. Pasticceria è contabile, pecaccia. Un burro con i punti di vaniglia così non può andare in giro, dato che qui paga la scuola, ok? E questo è quello che vi serve, la fillo, la vostra materia grassa, lo zucchero se la vogliamo fare zuccherata, il sale se la vogliamo far salata, o nulla, la lasciamo neutra e poi andiamo a metterci sopra quello che vogliamo, ok? La vaniglia ha uno spettro aromatico tendenzialmente abbinato al dolce, però sta bene col maiale, sta bene col delfino, alle Hawaii, col pesce, comunque anche le spezie da noi
sono abbinate in una certa maniera, come te sposti un paio di paralleli, cambia tutta la faccenda. Allora. Dato che mi hai detto che conoscete il baklava, sapete che potete sovrapporre un milione di sfoglie. Noi adesso ne facciamo 6. Oh, bravo. Allora, è un dolce medio orientale. Boh, a sapere chi si è inventato, in Iran, Iraq, qualcun altro. Queste le mettiamo nella vetrino e ve le portare a casa. Ed è composto da pasta fillo, uno sciroppo di acqua e zucchero, miele in alcuni casi, e sono 1000 strati, tutti strati, intervallati da pistacchi, da nocciole. In Grecia li facevano in 1000 maniere, ok? Col cioccolato, senza il cioccolato. È sottilissima, ricorda un po' la pasta strudel, soltanto la pasta strudel è più elastica, questa come la guardate vi si rompe, ok? Delicatamente, sì, se fosse stato liquido, a pennello. Altrimenti così lo massaggiamo delicatamente, altrimenti questa si apre e noi creiamo i nostri strati. Voi avete mai fatto una sfoglia a casa? Quella classica? Vi è mai capitato? Eh sì, eh? No, che stanno a fuoco. 3 giorni. Io stamattina andavo di corsa, ho la sfoglia dentro al lavoro, metti in modo. Fai riposare la sfoglia, non la fai riposare, che succede se non riposa? Allora, l'unica cosa che succede se la sfoglia non riposa è che la maglia glutinica formata da farina e acqua quando facciamo il nostro pastello, prendi un po' di zucchero, aprimi, non è abbastanza rilassata, quindi abbiamo un effetto di shrinking, cioè la sfoglia tende a, oppure resistenza all'azione meccanica che facciamo quando la stendiamo col mattarello. Quindi io sono andato facile con la sfogliatrice, per tanto il lavoro lo fa lei. Se vuoi andare col mattarello e la sfoglia non è abbastanza riposata, invece vuole l'uferrigno. Ok? Questo passaggio può essere sostituito da niente o da un pizzico di sale, un pizzico. Ok? Se lo fate col burro salato, ancora meglio. Ok. E andiamo così.